molte edizioni con noi, anche perché io personalmente apprezzo molto il senso della continuità con ovviamente cambiamento e adattamento. Sono contento del concerto di quest'anno, sono contento del fatto che stiamo lavorando per confermare che poi per un triennio andremo avanti, ci stiamo lavorando, non è un annuncio ma speriamo di poterlo dare a breve, perché ormai questo concerto è una delle componenti di Milano, dell'estate milanese, di questo senso di città internazionale che con tutte le fatiche del caso sta assieme, che si espone, che vuole continuare ad essere una grande città ammirata nel mondo. A proposito delle vibrazioni, ma lo dico casualmente, ieri ero a Bruxelles e devo dire che quando vado all'estero sento veramente tanti tanti complimenti per Milano, che io voglio estendere a tutti voi perché ovviamente sono componenti a noi. E una cosa che mi ha detto una persona che era stato recentemente, ha definito Milano a very vibrant city, una città molto vibrante, ma che vuol dire piena di vita, eccitante, ma è veramente questo oggi l'immagine che noi stiamo dando. Se noi siamo riusciti ad affiancare all'immagine della Milano, laboriosa, seriosa, caratteristica che non dobbiamo perdere, attenzione, perché questa è elemento fondamentale, ma insieme la caratteristica di una città giovane, aperta, innovativa, che ama divertirsi, ecco, sì, riusciremo, io sono convinto che riusciremo a tenere insieme questi aspetti, noi garantiremo questa crescita sempre costante della città e soprattutto una città che oggi è molto molto amata dai giovani. Assessore Del Corno, a giugno partono vari appuntamenti musicali, il concertone di Radio Italia Live, ma anche l'appuntamento Milano Arte Musica. Sì, la città vive 12 mesi all'anno, con un programma molto ricco, molto articolato e molto plurale nei generi. Mi piace sottolineare il fatto che oggi abbiamo presentato un festival molto raffinato di musica antica e sacra come Milano Arte Musica, ora passiamo, se vogliamo, al lato profano della musica con la produzione sempre di altissimo livello artistico e qualitativo che appunto viene proposta da Radio Italia. Ormai è diventata una tradizione per la nostra città, noi tra l'altro stiamo lavorando per far sì che questa tradizione diventi stabile. Porterò domani in giunta un provvedimento con un accordo di collaborazione triennale tra l'amministrazione e Radio Italia. Quale sarà la location della manifestazione? Il concerto di Radio Italia si svolge tradizionalmente in Piazza del Duomo. Per quanto riguarda la musica antica? Milano Arte Musica ha una pluralità di sedi, dalla Chiesa della Passione ad altre sedi appunto sparse in tutto il territorio urbano, privilegiando soprattutto l'architettura classica e l'architettura diciamo sacra della nostra città. Sempre è gratuito tutto? No. Il concerto di Radio Italia è gratuito in Piazza Duomo. I concerti di Milano Arte Musica, come da sempre, hanno un ingresso a pagamento, prezzi estremamente ridotti che stanno tra i 10 e i 15 euro al massimo, ma concorrono alla sostenibilità complessiva del progetto.